Quanto dura un impasto a mano? Allora, diciamo che adesso sono 19 e 11, ma comunque un impasto in un quarto d'ora deve essere pronto. Quindi 15 minuti anche a mano, sia a mano che anche con la braccia tuffata. In questa fase qua un po' più di energia, perché comunque per sciogliere pure tutti i lumi, no? Perché sennò ce li troviamo più avanti. Facciamo proprio un po' di simulazione, cioè impastatrice, no? Ah. Quindi la cosa importante è che la scodella dove stiamo impastando, cioè non impastiamo sempre nello stesso punto, la facciamo nello stesso girare. Punto, cioè la facciamo girare, ok? Braccio tuffanti metti tutto insieme in una volta? Ma diciamo che lo si può anche mettere tutto insieme, però è meglio questa procedura. La procedura è insomma perlomeno la metà e poi l'altra metà. Questo per farla iniziare ad assorbire, no? Che adesso l'impasto si inizia a fare insomma più consistente. Quindi usiamo la nocca, no? Cominciamo a cercare di andare al centro dell'impasto. Perché ovviamente se c'è troppa farina, è la parte esterna che comunque ti fa già da crosta, quindi non ti fa andare la farina nel cuore dell'impasto. Quindi tu la lavori soprattutto al centro? Sì, al centro. Tutti quei piccoli accorgimenti che
solo con l'esperienza, vabbè, tu per il tuo mestiere, ma dico, chi te deve venire a dire queste cose? Poi magari se ne fai tante, cominci a capire qualche cosa. Vabbè, magari più, però. Quindi vedi, pure prenderla e portarla al centro. Quando non c'avevano le macchine, sì. Ci stava un povero Cristo che stava 2 o 3 ore là. Ah, c'è una mano. Certo. Vedi come stacca già. Sì. E questo movimento, no? Incorda tantissimo. Incorda e poi fa sì che l'aria va dentro all'impasto. Quindi noi iniziamo a ossigenare. Fai una pausa di 10 secondi proprio? Sì, come no? Okay.